milanese Fabio Musati con un romanzo breve ispirato al tema del ritorno alla vita dopo un trapianto di cuore, e la pesarese Lucia Tontini, autrice di una fiaba incentrata sulla solitudine dei bambini nelle periferie urbane, sono i vincitori della sesta edizione del concorso letterario nazionale Il racconto nel cassetto, organizzato dall'associazione ALI di Villaricca. Le loro opere sono state scelte tra 600 manoscritti a tema libero recentemente pervenuti all'ALI da tutte le regioni italiane, al termine della fase di selezione dei testi, effettuata durante le settimane scorse dalla giuria popolare coordinata da Luigi Gallucci e dalla giuria tecnica presieduta da Ermanno Corsi, sono stati promossi alla finalissima 2009 13 romanzi brevi e 7 fiabe. La proclamazione dei vincitori di questa sesta edizione è stata effettuata il 5 maggio scorso durante un gran galà svoltosi presso la struttura Villa Holiday di Calvizzano. Sul podio della sezione romanzi brevi si sono piazzati quest'anno 3 milanesi. Oltre a Fabio Musati, che si è aggiudicato il premio di 3.000 euro riservato al primo classificato, sono saliti anche Alberto Soana, secondo e assegno di 2.000 euro, e Riccardo Restelli, terza piazza e premio di 1.000 euro. Nella sezione fiabe, l'assegno più consistente, 2.000 euro, l'ha ricevuto la vincitrice Lucia Tontini. Alla salernitana Maria Rossi, giunta seconda, è toccato un premio di 1.200 euro, mentre 800 euro sono andati alla terza classificata, la veronese Antonella Ballarin. Per tutti e sei gli scrittori saliti quest'anno sul podio è prevista nei prossimi mesi la pubblicazione della loro opera attraverso la casa editrice 100 autori. Ed ora ai nostri microfoni le considerazioni a caldo dei due vincitori della sesta edizione. Ho 34 anni, scrivo per passione più che altro, perché in realtà il mio lavoro è impiegato in una ditta, in un ufficio di commercio estero, una ditta della mia città. Ho pubblicato qualcosa, l'anno scorso sono arrivata terza al racconto del cassetto, sempre con Assuali 100 autori, quest'anno è arrivata prima, per fortuna. Sono Fabio Musati, vivo e lavoro a Milano, ho 50 anni, sono un chimico, ho lavorato sempre nell'industria chimica delle materie plastiche, scrivevo da ragazzo, da giovane, una passione che poi ho abbandonato, ripreso da 4-5 anni, anche in seguito a un momento di crisi, di fatica sul lavoro, e così mi sono messo a scrivere dei racconti, ho pubblicato qualcosina e diciamo questo non è il primo premio che vinco, probabilmente comunque uno dei più importanti, per cui sono molto molto felice di questa possibilità che mi è stata offerta. Per quanto concerne infine la qualità dei racconti pervenuti quest'anno e i temi trattati dai 20 finalisti della sesta edizione del racconto nel cassetto, ecco quanto ha dichiarato Giuseppe Montesano, componente della giuria tecnica. Penso che i vincitori siano tutti quanti molto dignitosi, scrivono bene, hanno capacità di svolgere una storia. Quindi sono molto contento anche della scelta che la giuria ha fatto, senza consultarci tutti quanti convinti di cosa è il meglio e di cosa era meno buono. Quindi direi una buona annata, almeno per quello che riguarda i finalisti. Forse c'è un ripiegamento sull'intimismo, cioè sulla vita individuale, sui sentimenti. Non so nemmeno se sia un ripiegamento o se sia una cosa giusta. Evidentemente c'è molta paura del mondo intorno, dei grandi temi, e quindi anche questo concorso rispecchia in qualche modo questo bisogno di autenticità, di rapporti reali tra le persone, di affetti profondi. E credo sia una spia, una specie di segnale di quello che accade anche nella letteratura, diciamo, alta o perlomeno professionista.